Salve gente, io sono Nicknet, oggi siamo tornati nell'hardcore per continuare. Come vedete ho in mano una shulker box e indovinate cosa c'è dentro. Io la vado a piazzare, ad aprire. Questo è tutto il loot della farm di Wither Skeleton dello scorso episodio. Sono stato lì un pochettino a farmare e ho tutti questi blocchi d'ossa, blocchi di carbone, 59 blaze rod e uno stack e uno di Wither Skeleton Skull, e con quelli potremmo fare molti Wither. Quindi sta shulker box l'ho fatta solo per farvi vedere le cose, quindi adesso devo mettere a posto i materiali. Intanto queste mi servono adesso e mi sa che i blocchi d'ossa non mi ci stanno neanche. Ho qui il barile delle ossa, sì, è già un po' pieno. Magari li metto in questa shulker box e ci metto la shulker box lì, quindi mi prendo queste cose e compatto tutto. Ok, ho risparmiato un po' di spazio, qua c'è la shulker box tutta piena. Mi sa che non ho mai avuto così tanto carbone. Allora, quindi adesso è il momento di uccidere i Wither. Volevo ucciderne uno manualmente nel Nether sopra il tetto, così non fa danni, e poi ucciderne tanti con il metodo dell'End, intrappolandolo nella bedrock, che così faccio prima. Ho già qua 3 stack di souls e credo che bastino. Ecco, ho già fatto la forma del Wither e posso già vedere che posso fare 21 Wither, quindi queste due teste avanzano, le metto via. Vabbè, in realtà ne avevo già un'altra qua, però vabbè, ce le teniamo lì. Adesso prendo le mie bellissime mele d'oro, le metto anche al posto del cibo. Anche se tanto, vabbè, il Wither non dovrebbe essere tanto forte, quindi... Vabbè, andiamo nel Nether. Eccoci sul tetto, adesso mi allontano un po', così non rompo nulla. Magari vado in questa direzione. Dovrei essere abbastanza distante. Metto la Soul Sand. Una testa. Due teste. Mi metto la Chestplate, magari. Mi mangio anche prima una mela d'oro, così a caso. Ah, poi uso la mia spada con Smite, perché il Wither è classificato come un mob non morto, così gli faccio più danno. Eccolo qui. Eccolo! Toh! Combattimento epico! Ma lo raggiungo? Gli ho tirato un colpetto, vabbè, meglio l'arco. Lo mangio mele per sicurezza. E tra poco si arrabbia, ti è arrabbiato? Ok, l'ho distrutto. Ed ecco qui la prima Netherstar. Ve l'ho detto, la spada con Smite è troppo potente. Sì, ma finisce l'effetto di Wither o devo star qua ancora tanto? Sì, vabbè, 20 secondi. Ora si va nell'End. Andiamo. Tra l'altro qui avevo messo un beacon per rompere un'intera torre. E poi ne avevo rotta anche, ecco, anche quella lì un po'. Lì c'è il blocco di Bedro che lì è tutto rotto. Allora, ho già preparato qui la zona che serve per bloccare il Wither nella Bedrock. Spero di averla fatta bene, che funzioni. Quindi proviamo un po'. Mi allontano. Eccolo qui, bloccato nella bedrock. Non mi resta altro che colpirlo da qui. Ok, già fatto. Ed ecco la nostra seconda Netherstar. Ora farò la stessa cosa un po' di volte e ci rivediamo dopo. Allora, ecco qui le nostre 21 Nether Star. È stato abbastanza veloce con questo metodo uccidere tutti i Wither, quindi adesso posso tornare a casa e craftare i beacon. Perfetto, sono allo spawn. Che bello dormire nel letto portatile, eh? Ok, eccoci qua. Allora, per i beacon ci serve un po' di ossidiana, e direi che ce l'abbiamo, e un po' di vetro, e ce l'abbiamo pure lui. Eccoli qui, 21 beacon. E ho usato perfettamente tutta l'ossidiana, a caso, va bene. Adesso prendo tante belle cose che ci sono qui, come queste due shulker box, così posso mettere un po' di beacon in giro. Volevo metterne qualcuno alla farm di guardiani, anche se non so ancora bene dove.
Intanto prendo il vetro del colore giusto, che quello già so. Eccolo qui, blu. Prendo anche quello normale, non so ancora dove metterli. Eccoci arrivati. Quindi, dove potrei mettere questi beacon? Devo trovare una simmetria da qualche parte per dove metterli. Forse ho pensato qualcosa. Intanto voglio verificare se il beacon può passare attraverso le slab. Vabbè, qui sotto ci sono dei bei posti. Ho anche disattivato le particelle adesso perché sennò qua si lagga un casino con tutte le bolle. Quindi provo a mettere il beacon qui. Prendo un po' di blocchi di ferro. Vediamo se funziona. Adesso sono intrappolato qui sotto. E sento un suono. Mi sa che funziona. Uso i blocchi di ferro per fare il pillar, bellissimo. Sì, funziona. Ma ci sta benissimo in mezzo alle slab che passa. Ci sta, mi piace. Però lo devo abbassare, fargli tutta la piattaforma e mettergli il vetro sopra. Però non so se ci sta la piattaforma, che forse è di qui occupato. Hello! Cos'è sta acqua qua? Perché c'è dell'acqua qui? E niente. Mi sa che mi servono per forza le spugne per togliere sta cosa, ma vabbè. A sto punto la lascio, tanto fa niente. Posso farlo comunque il beacon, anche se c'è un po' d'acqua. Adesso ci metto qua il vetro, sotto il beacon e poi tutti i blocchi di ferro. Ok, ci sono finalmente riuscito, ho fatto tutti gli strati. Ora posso finalmente metterci speed 2. Molto bene, adesso posso uscire di qui per mettere poi un altro beacon di fianco di qua. Poi però non li voglio mettere tutti con speed, voglio fare magari uno speed, uno jump boost, così avrò speed 2, jump boost 2 in tutta questa zona. Così, perché questa zona è talmente potente con tutta questa energia qua che mi dà addirittura velocità e jump boost. Quindi niente, adesso metto tutti gli altri. Allora, ho finalmente finito di fare tutti quanti beacon, tutti potenziati al massimo tranne i due davanti qua, perché sennò andavo incontro al corridoio che c'è lì sotto e veniva brutto, quindi quelli non ho potuto farli al massimo, ma comunque gli ho dato degli effetti. Infatti se mi avvicino lì dovrei avere speed 2, jump boost 2, strength, regeneration e resistance 2, un bel po' di roba. E comunque devo dire che è uscito benissimo con i beacon, cioè ci sta molto bene dove l'ho messo io. Mi sono ancora avanzati 13 beacon e un bel po' di blocchi di ferro, perché ho messo anche un po' di pattini a caso. E quindi niente, per questo mini video per i wither e i beacon è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e commentare. Noi ci vediamo nel prossimo video. Addio!